Mamma mia, che fantasia. No, 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 sai cosa faccio? Ti metto con la pancia, ti metto con la pancia nell'acqua, ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia. E tu con la lingua fai il pedalò. Andiamo avanti sull'acqua. Vallo. Tutto gonfio. Sei un gonfio? Sì, un gonfio. Vedi gonfio? Sì. Sei gonfio. Cazzo, sì, mi sento gonfissimo. Stai bevendo acqua? Non bevi più acqua come prima, eh? Sono appena atterrato, non c'ho. No, di solito avevi le casse d'acqua, li bevevi pisciare. Fatti il litrone di merda dopo. Non ce l'ho. Pronto? Pronto? Ma ci vuoi scazzo cazzo? Oh, deficiente di merda. Minchia paura. Panico, 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 paura. Oh, come? Paura. Che Raffo. Cazzo era? Ma spiegami che praticamente cosa succede? Che gli arriva la Nike Jordan, ne hanno 100 paia, tutti prenoti nel sito, 100 persone vincono quel momento lì e 100 persone solo possono comprarsi quella scarpa. Finiscono lì e tu te le vendi poi su StockX. Allora, la gente non sta sentendo quello che mi sta dicendo Pippo, ma io voglio capire, ma siete soltanto voi due ad avere dei problemi mentali? No, tutti i ragazzini fanno così adesso. O sono io che sono strano? No, ci sono le app. Perché io sono rimasto al mondo in cui entravi in un negozio, se mi piacciono quelle scarpe, ce l'hai il 41? No. Vado in un altro negozio, ce l'hai? Sì, le indossi e te ne esci dal negozio. Allora, ti faccio un esempio. Adesso per prendere un paio di scarpe a ginnastica andiamo a mettere in lista d'attesa. Naturalmente il reselling è un business molto popolare che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni. Consente di acquistare modelli di scarpe a prezzi di uscita, di lancio ragionevoli e venderli anche al 1000% di profitto. La scarpa che vedete in foto è la Jordan 1 High, colorazione Chicago, in collaborazione con il brand Off-White di Virgil Abloh. Il prezzo di listino era al momento del lancio 180 euro, mentre il prezzo di resell medio oggi varia dai 6.000 euro agli 8.000 euro per ogni paia, quindi capite che l'investimento sarebbe fuori di testa. Ma per quale motivo un paio di scarpe acquistato a 180 euro viene rivenduto a queste cifre folli? La risposta è edizione limitata. Essendoci una tiratura molto limitata, questi item vanno sold out pochi secondi e già non si trovano più, perché vanno tutti in mano di chi li ha acquistati in anticipo. Ci sono vari software che usano i vari reseller per acquistare più quantità o per riuscire ad accaparrarsi anche solo un paio di queste scarpe in edizione super limitata. Fatti il litrone di merda dopo. Pronto? Pronto? Ma ci vuoi scazzo cazzo? Oh, deficiente di merda. Vedi che ti entro in gola con la mano e ti tiro fuori la lingua, scemo. Che cazzo? Che cazzo? Magari che non è che se parli meridionale sembri più cattivo. Io ti buco lo stesso, ti trasformo in appendi abiti, scemo. Ti metto pesce in bocca. Ma che cazzo di pesce devi mettere? La puzza del pesce devi mettere, scafandro. Ma male, tu è pazzo, sei lato cornuto. Ma guarda che non è che mi fa impressione perché parli napoletano, sono meridionale anch'io, ma vedi che l'italiano l'ho imparato. Io ti mando a fare in culo in italiano, bro. Sai che, te lo giuro, ti prendi i capelli, te li leggo sotto le scarpe, così ti trasformo in un pupazzo di peli, scemo. È mocaco cazzo, mocca mamma. Mamma mia, quando sei forte, cosa sei? C'hai anche la statuetta del papa sul camion? Sei no, forte. Da ingappato, Madonna mia, ragazzi, che prendo una mano, prendo l'altra mano e comincio a... Ti prendo così tanti schiaffi che passi le porte senza aprirle. Passi dall'uscio proprio. Sì, poi ti svegli tutto sudato. Mamma mia, quando devi succhiare i cazzi proprio, eh? No, io l'ho succhiato mamma. Ti piacciono i cazzi. Però lo sai l'italiano ogni tanto, eh? Scemo. Ma che tipo era questa? È bellissima. Tamarri. Chiama Centro Sport Montagna. Foppolo. Sport montagna, c'ho le RSL. Allora ti voglio trasformare il negozio. Io faccio. Adesso ho imparato il meccanismo. Faccio RSL. Adesso vengo e ti porto via tutte le scarpe. Te le lascio un paio solo. Quando tutto il paese è senza scarpe, le vorrà a tutti i costi. Ti pagherà. Super Raffo. Ho imparato il meccanismo. Capito. Adesso ho fatto padronanza. È come se l'unico con la bamba sono io. Certo. E i prezzi dei pezzi li faccio a che la cazzo? Fai sparire in giro, tutti la vogliono. Io cannono tu. Allora vi spiego come funziona il RSL. Io vado a cannonare a casa tutti quelli che hanno la bamba, no? Me la prendo tutta e poi decido io il prezzo di mercato. La metto su un sito che si chiama bamba.it e là mi compro le pezzate, però minchia questa gran madre. Scarface. Praticamente mafia.
Che cazzo di però di questa roba qua, capito? Oh, che cazzo urli, che sono appena sveglio, sono. Minchia, è roba di scarpe? Pronto? Sì, io sono prontissimo adesso, mi sono svegliato. Allora, praticamente sono qua che vi devo portare un po' di scarpe, che mi ha chiamato, non so chi è di voi il titolare, che mi ha fatto una telefonata che voleva... Ma mi ha chiamato su Discord per le scarpe, per le tre biscotte GGR 22, quelle che stanno fuori a 45 frets. Mi perdoni, ma non... questo negozio di scarpe della... non scarpe moda? Di quello sto parlando, di scarpe. Sì, e lei è un corriere che deve scaricare? No, non so, cioè in alcuni casi ho corriere ma con altra merce. No, praticamente mi ha chiamato qualcuno dal vostro negozio, che io sono reseller, io spaccio le scarpe, capito? Le scarpe quelle che escono fuori a... sai come funziona il reselling, no? Praticamente quando esce la scarpa io me ne accaparro un centinaio e poi le rivendo a 400.000 euro in più, capito? Mi ha chiamato qualcuno del negozio... che sta parlando? Mi ha chiamato uno del vostro negozio che voleva le Journal Retro High Enfi GS4 Nere Black Total White Sound sotto Bis, che me le doveva pagare e devo portare in negozio. Allora, siccome non trovo il negozio, stavo chiamando per sapere esattamente dove sta. Noi siamo dentro il centro commerciale, ma mi perdoni, non riesco a capire a cosa si riferisce. Le Jordan Retro Ice Can Benzer Enfidir White. Se lei vuole passare in negozio, vediamo. Le sub Delt. Titolare mi ha chiamato, uno di voi che mi deve dare la cash. No, guardi, allora dal nostro negozio nessuno l'ha contattata. Se l'hanno contattata dall'azienda, io questo non lo so. Pronto? Tamarri. Spapez! Pronto? Sì. Ciao, senti, ce l'hai le Jordan 1 Retro High, quelle lì fighe di Travis Scott? No. Fantastico proprio. Com'è, ma cos'è che c'hai? Le Jordan 4 Retro? Sei carico proprio, c'è una carica addosso proprio che mi fai passare proprio la voglia di vivere. Senti, le Jordan 4 Retro ce l'hai? Mi senti? Sì, le Military Black, ce l'hai le sì, Jordan? Sì. Ce l'hai, fantastico. Senti, quanto me le fai? Le faccio rip. Quanto? Parla in cash proprio. Le GS3. Le GS3? E le Man 370. 370. Mm. 370. Allora, mi servono un 45. Mm. Aspetta che chiedo al mio cugino. Te che numero c'hai? 43? Un piede c'ho 43 e l'altro 37. Allora, lui c'ha un 37 a un piede e l'altro 40? 43, perché ho perso 43. Le dita in un incidente. Perché ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede un po' tutto fatto, sai? Sì, sì, sì. Sparatorico. Però voglio una scarpa 43 e una 37. Certo. Va bene. Un destro e un sinistro. Quindi in totale sono, cosa so, tre paia. No, io un paio. No, solo. No, due, perché uno gli faccio il favore, ah. Bravo, così mi sei piaciuto. Vedi che sei uno che ci capisce le cose. Senti, allora, quanto mi fai in tutto? Dammi il prezzo subito! Fatti i conti, dai. 3,70 più 3,70 sono... 3, cioè 400 euro, a posto così. 3,50 a te, va bene. Mi fai 400 te le prendo. 3,50 a te. No, non hai capito, 400 tutte e due. Va bene, io le fa 3,50 tutte e però due. Però mi devi fare una scatola... Una sì, scatola sì, la... sto parlando! Allora, una scatola... Che cazzo ridi, scemo? Allora, in una scatola mi metti le 45 per me. Nell'altra scatola ci metti un 37 destro. E un 43. E un 43 sinistro. Poi quelle che ti avanzo fai che cazzo vuoi. Va bene? Vabbè, okay, fantastico. Qua vedi che mi sei piaciuto. Senti, l'indirizzo te lo mando su WhatsApp. Va bene. A posto? A posto, perfetto. Non fare lo scemo, No. Adesso schiaffi proprio subito. Va bene. Ciao.
Ciao. Non dire a nessuno che ti ho chiamato, eh? No, no, non preoccupare. Non dirlo! Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tamarri. Dai, puntamelo! Dai! Punta! Punta! Non c'è neanche la forza di picchiare. Ma voi come picchiavi a gorilla? Sentivo. Sono talmente stanco, non c'è neanche la forza di picchiare. Tu. Sì, sì. Ma hai fatto male, però. C'hai le braccia pesanti, te, perché c'hai le ossa grosse. Tamarri. Chiedili queste qua, le ciabatte. Non so io a fare le cose. Vai, vai, vai tu. Vai. Mi rompere i cazzi. Io queste mi faccio da. Allora, praticamente vogliamo fare reselling, no? Questi sono i modelli che funzionano di più. Sì, sì. Come cazzo si fa a spendere 4.000 euro per un paio di Nike? Ma quanto devi essere bevuto di anfetamina? Queste qua sono bellissime. Ma come fai a spendere 4.000 euro per un paio di scarpe? Ma 1.668. Sì, ma che le vendevano a 150 euro. Come fai a spendere 1.600? Quanta voglia c'hai di prendere un paio di queste scarpe? Queste in origine costano 98 euro. E adesso le vendono a 900 euro. Tu pensa allo stronzo che si compra un paio di scarpe che costavano 90 euro e le vende a 900. Io. Tu sei un coglione. Queste per esempio, queste qua. Queste le ho pagate 120, però me le so fatte io. Sul sito, vedi? No, c'è scritto tu ti sei fatto. Sul sito. Ma dai, ma come stai io? Sono... non ho capito perché stavo parlando con mio cugino. Ho chiamato il negozio di scarpe da ginnastica. Sneakers, sì. Robe serie, precisa proprio. Senti, ciao, scusa se così ti arrivo proprio a giugulare come un serpente a sonagli, ma sono un reseller di scarpe da ginnastica, no? Stavo cercando dei modelli particolari così per fare un po' di graniglia. Allora volevo sapere se avevate dei modelli. No. Che risposta è no? È una risposta che è no. Cioè non ti ho detto i modelli, già mi dici che non ce li hai. Hai detto i modelli particolari e ho detto no. No, cioè non ho capito, sai che la risposta è assolutamente fuori contesto della domanda. Cioè la domanda era, sto cercando dei modelli particolari, poi c'era una pausa che voleva indicare, adesso ti dico i modelli e poi tu mi dicevi sì, no. Vai, dimmi i modelli. Ah, ok, vedi che adesso abbiamo rincastrato la conversazione. Tanto ti dico di no, però vai, dimmi i modelli. Ah, così proprio. Ma perché ci avete solo ciabatte della Champ lì? Non no, conosciamo i reseller, so che modelli vuoi, Dunk, Jordan 1 Mid, Dunk Low, Dunk High, Jordan 1 Low, Air Force, continuo io, Balance 550. Madonna, se sei preparata, sai che mi hai fatto arrappare come un bastardo, mica sei la numero uno dell'universo, io dovrei avere una fidanzata come te, la mia ragazza non capisce un cazzo di scarpe. Simpaticissimo. Cosa hai detto? Simpatico. Vabbè, non è che ti ho detto che sei una stronza, ho detto che sei simpatica anche tu. Ah, no, sì, sì. C'è anche la voce carina, come sei? Sei carina? Ciao. No, sei una stronza. Minchia, gli state proprio alla gola sti personaggi che vendono scarpe. Madonna. Fortunati che era una ragazza, perché Madonna. Sai come le ragazze sono gentili. Ma appena mi capita un pupo siciliano, minchia, gli spezzo le corde. Tamarri. Sono Matteo. Pronto? Sì. Ciao, sono Giovannino. Senti, sono uno che fa reseller. Ce l'hai un po' di roba da propormi in negozio? Che vengo no. A prendere un po' di Dunk, un po' di Jordan 4 letro. No, perché facciamo solo le raffle, caro. Senti, ma le Adidas Easy Slide, quelle lì che sono le ciabatte nere, quelle che porta Fedez, la Ferragnaz? Non le ho. Purtroppo non le ho, caro. C'è un cazzo. Cos'è che hai di reseller? Le Adidas Easy Foam RN, quelle lì, quelle ce l'hai? Non le ho, bro. Senti, fammi guardare un attimo. Cosa cazzo c'è? Una che posso passare... Le ciabatte dell'Adidas. Quelle scrause, le ciabatte da tennista anni 70. No, frate, nemmeno per quella roba devi andare... Frate un cazzo, che cazzo è frate? No, stai calmo, non t'allargare. Non stai calmo. Dimmi. Purtroppo non le ho. Cos'è che c'hai da resellare? Lo star, chi c'è lo star? Lo star ce l'hai? Sì, ce l'ho. Bianche? Non quelle che puzzano i piedi. C'hai quelle nuove, quelle con la zeppa alta alla Frankenstein? Allora caro, ti do un consiglio, guardati la pagina Instagram. Ma che cazzo mi devo mettere a guardare? Se ti ho chiamato perché devo parlare direttamente con un venditore che ci capisce, capito? Il sito, caro, mica però... mi risponde immediatamente, velocemente come sto facendo con te in questo momento. Che io ti parlo, tu mi puoi rispondere subito, allora... sto parlando, capito? Se io ti chiamo, tu mi rispondi subito, facciamo l'accordo, capito?
Io passo in... Sto parlando, fammi finire. E allora vengo lì, faccio il giro, guardo le scarpe, tu mi dai la roba e ti do i soldi, capito? Caro, non ho finito di parlare, aspetta che sto dicendo un'altra cosa. Allora, allora ripeti, le Adidas Easy Slide non ce l'hai quelle lì? No. C'hai l'All Star però. Ma quali però? L'All Star, quelle con la zeppa, col taglietto sotto? No, non le ho. Non ce l'hai? Quelle, ce l'hai le come si chiamano quelle lì? Quelle lì. Le tacchino. Le taral. Nemmeno. Le taral, non ce l'hai. Vabbè, la scarpa che secondo te può andare un po' di più nei prossimi giorni, ce l'hai? Qualcosa che io posso vendere poi al doppio su StockX? Caro, io purtroppo ho solo raffoli in negozio, non facciamo vendita libera. Fantastico, ma che cazzo, ma perfetto, minchia, allora vengo lì, ci facciamo un giro, ti porto un po' di roba, io c'ho, se vuoi c'ho le, come si chiamano, se possiamo fare degli scambi, c'ho le Travis Scott. No, caro, non funziona così da noi. A me non me ne frega un cazzo come funziona da voi. Io vengo, te le faccio vedere, tu impazzisci proprio. C'ho 5 paia di delle Dunk verdi, quelle lì con i, delle Off-White. Che c***o fai, coglione? Tamarri. Aia. Aia. Sei pronto? Calzolaio Drago? Sì. Ciao, sei Giovannino. Ascolta un attimo, ti devo chiedere una cosa, è successa una roba... Ma hai rovinato le scarpe, coglione! Una roba incredibile, perché allora... Giovannino che? Giovannino. Non Giovannino so, che? Non ci conosciamo. Diglielo che mi hai rovinato le scarpe. Non ci conosciamo, cosa vuoi da me? Oh, stai calmo, che cazzo fai, scemo? Che ti devo portare le scarpe a aggiustare? Che cazzo ti comporti in questo modo, coglione? Vai a fare in culo. Mi ha trattata a scaroglio. Ma pensa a te, ma perché cazzo? Ma poi che cazzo vuol dire? Chi sei? Giovannino. Che cazzo vuoi? Tamarri. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, salve. Calzolaio, riparazione scarpe? Sì. Allora signora, senta, io ho fatto un danno a una scarpa che ho comprato su StockX. Ho preso un paio di scarpe Jordan 1 Retro Haig Travis Scott verificato. No, le Jordan non le guardiamo neanche, mi deve scusare. No, abbiamo veramente avuto dei problemi. No, ma mi fa spiegare cos'è il problema. Non si sono rotte, non c'è niente da aggiustare, sono da pulire. Lavare con allora accurata. Sì, però deve capire che ci sono dei tempi, diciamo, di almeno una settimana. No, signora, non c'è tempo, non c'è problema di tempo. Lei basta che le scarpe me le ridà immacolate. No, beh, immacolate lo decide il tecnico. Perché le devo rivendere. Allora, sono nuove le scarpe. Guardi, no, ma signora, ma scusi, lei non si preoccupi cosa faccio io dopo con le scarpe. Lei me le può pulire, per favore. Poi se non vengono. Allora, quando le vedo le dico se le posso. Oh, ma sai che mi stai sui coglioni, oh! Ma mi fai girare il cazzo! Oh, ma mi devi riparare le scarpe e stare zitta, oh! Sartaia di sto cazzo! Ma pensa a te, ma come cazzo ti permetti che devo rimettere a posto le scarpe? Oh, faccia di anguilla bastarda! Oh! Le scarpe mi devi mettere a posto! Ma pensa a te, oh, ma mica che nervoso che non puoi mettere a posto le scarpe. Ma tu me le devi lavare, io ti pago, mi lavo. Ma che cazzo te ne frega a te? Che cazzo devo fare dopo? Sei sfogato, eh? E ti hanno fuori tutta la tua energia. Sono seduto adesso infarto. Sì, ho visto che ti ha proprio preso la canna della gola, ti ha preso. Mi dovete vedere sconvolto e distrutto. La calma, proprio la. È proprio la. La spacco. Sei anziano, non puoi più avere questi scarpe. No, sono calmo, rilassato. Che poi ti si blocca il cuore. Un ragazzo è pallido, è una roba. Che cazzo ti è successo? È un attimo, no, sto bene. Perché hai preso le gocce per l'aereo, no? E adesso hai tirato la troncata, sono ritornato in circolo di colpo, mica è tutto spaccato. Ma ha messo giù adesso comunque si è tutto il discorso. Vieni, fatti vedere che sei una merda. Guarda, oh no, sono tranquillissimo. Distrutto, cazzo. Tranquillissimo. Ma sei spaccato. Sei spaccato. Ma ti devi agitare. Senti, chiama un attimo la calzolaia e ci parli tu, per favore. No, io ne chiamo un altro. Ehi. Fagli la roba della scala. Lo chiamo già così. Caccia. Coglione. Lo chiamo già incazzato. Sì.
sono già incazzato, cazzo. Via con la faccia grignata. Lo chiamo già così aggrignato. Ti chiamo già così che ti mangio. Pronto? Sei calzolaio tu? Sì. Senti, coglione, ho spaccato le scarpe. Coglione, ho spaccato le scarpe, me ne devi riparare subito. Ma che cazzo sei, Leo? Scusa, perché sono già nervoso. Ho rotto le scarpe, ho un problema di collera. Sono nervosissimo, cazzo. Ho rotto le scarpe. Dovevo mettere. Praticamente ho preso queste nacche. Aspetta, mi trasformo normale, aspetta. Ah, mi sono fatto un pippotto. Aspetta. Adesso sto meglio. Sono tornato normale. Praticamente cosa è successo? Ho comprato un paio di Nike. Le ho messe per fare i cazzi miei e poi ho scoperto che le vendono a 4 volte di più, perché sai che la gente è tutta pazza adesso che si rivende le scarpe da ginnastica a 500-600 euro, no? Io le devo riportare come se fossero nuove immacolate. Tu sei capace? Lo sai che devi fare? Se mi dici andare a fare in culo, bro, più tipo come nuove. Ma sai che non ho capito un cazzo di quello che hai detto? Tu cosa sei? Il mostriciato della foresta? Cosa sei? Te le devi infilare al culo a una a una e ritornano nuove. Ho capito dove volevi arrivare. Canzone di merda. Adesso mi fate innervosire di nuovo. Sì, cornutone, sì, vero? Madonna, sai che ti tiro i capelli, te li sposto dietro la schiena che sembri un istrice. Poi quando ti arrabbi mi tiri, è una bella pippa, mi tiri. Madonna, c'hai due cazzi tu. Perché sì, ne hai due, sì, piccolini. È uno per te, uno per tu hai due cazzi e un coglione in mezzo. Perché praticamente Gesù Bambino si è sbagliato, ti ha messo due cazzi al posto dei coglioni in mezzo alla palla. E invece senti, a te che naso pagliaccio. Stronzone. Mamma, che voglia. Sai che ho voglia di accarezzarti con la carta vetrata per 44 minuti, però. Il 45esimo ti tiro uno schiaffo così forte che ti sposto gli occhi sulla parte destra della faccia. Mamma, ci facciamo una spaghettata di merda. Come una busta, che voglio di cagarti nel piatto che c'ho. Sai che prendo, tu ce l'hai quella molla del cazzo che gira per fare le scarpe? Ti ci metto la faccia e ti cancello la faccia, ti lascio le orecchie, i capelli e la faccia liscia, cazzo. Mamma mia, sì, perché immagino la tua faccia di merda mentre ti stacco i denti uno a uno e te le appiccico sulle spalle e ti faccio i grandi come i carabinieri. Mamma mia, che no, 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 sai cosa faccio? Ti metto con la pancia con la pancia nell'acqua, ti infilo i piedi nel culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò. andiamo avanti sull'acqua, coglione. Mamma mia, no, ti devo mordere. Aspetta, alza la testa che devo morderti. Devo morderti la gola. Madonna, che morsi che ti do. Mamma, che voglio dire, ma roscione che non sei. Sai cosa faccio? Ti pianto una bicicletta nel petto e ti uso come monopattino comodo. Brutto ricchione, ti spacco i denti, ti metto le ruote degli skateboard, uno in bocca e uno in culo e ti uso di marciapiedi. Però sei uno skateboard molle tipo i serpenti che ti muovi tutto, anguilla di merda. Bene il serpente. Mamma mia, che bello. Va bene, senti, allora queste scarpe me le puoi mettere a posto? Sì, ti metto a posto il connotati, bene, ma ti metto pure la targa, ti metto, quanto sei strozzo! Quante ne hai messo nella e ride la faccia di cazzo, ride la faccia di cazzo! Mamma mia, mamma, ti disarciono tutto proprio di angolo, diventi una sacca di pelle con dentro le ossa che fanno cri, usano la festa del paese, faccia di merda! Allora, praticamente facciamo così, infilo in culo tutte le pali che trovo e ti porto come stendardo alla festa troppo del paese. Mamma, che voglia di picchiarti! Sono strafatto! No, sono fattissimo, frate, scusami, sono fattissimo. Ma si sente. No, sono veramente strafatto, ho fumato l'impossibile. Cambia spacciatore perché stai male. No, non posso perché spaccio io, cioè mi sono fatto la mia stessa roba. Pensa quanto è buona. Ce l'ho io più buona di quella che c'hai te, guarda. No, più buona di questa è impossibile. C'ho sta il pazzacalabra, sto parlando io, sto prevaricando.
c'ho sta erbazza calabrese che è una roba fortissima. Senti come ride lo stronzo. Quindi mi fai spaccare. Sai che c'ho voglia di farmi due pippotti con te? Devi essere una compagnia fantastica. Ci mettiamo lì, ci facciamo due... Aspetta, fammi finire, dai, veramente. Ci facciamo due... Ma che vuoi finire? Che sto parlando? Dai, sto dicendo... Già finito, praticamente ci facciamo due pippotti e poi ti metto la faccia sulla mola. Ti freso la faccia. Comunque, quando vuoi fare le scarpe, vieni qua che ti faccio pure un bel portafoglio e ti metto dentro come un dollaro. Mi vengo a stronzo, orco merda. Dai, a parte gli scherzi, adesso ti porto. Oh, dai, che sto finendo di parlare. Vengo lì, ci facciamo due poi mi fai un. Sì, tu chiacchiera. Dai, dai, io non sto chiacchierando. Dai, che devo mettere a posto queste scarpe. Cosa facciamo? Ma vaffanculo. No, ma vaffanculo tu, cretino. Non c'è tempo da perdere con te. Ti scanno. Ti buco, ti ho bucato già. Sei già pieno di buchi. Ah! Che sequenza hai fatto? Ti do uno schiaffo che ti sposto gli occhi, io sono morto. Ti spacco i denti, ti metto le ruote davanti e dietro e ti uso come skateboard. Stavo morendo, basta, ma non più di questo. Basta. Vabbè, io del wrestling non ci ho capito un cazzo. No. Minchia paura! Panico, 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 paura. Oh, papà! Paura! Tamarri.